faccio alcuno sforzo ad individuarla. Era in piedi, dentro un vestito a fiori color zafferano di almeno due tagli in più. Alza subito il braccio e muove la mano velocemente. Quel gesto svelava tutta la tensione durante la mia attesa. Alberto? Alberto! Oh, Alberto! Ciao! Pensavo che non arrivassi più, o meglio, non sapevo se ti saresti presentato. Non mi hai mai cercato e io non sapevo dove cercare te. La trovo particolarmente nevrotica e tra le dita muove una sigaretta finta. Fumi? Ho smesso. Da quando? Dalla scorsa settimana. Allora non hai smesso, stai smettendo. Aveva ragione Laura. Riguardo cosa? Riguardo al fatto, Alberto, che sei insopportabilmente puntiglioso. Ah, non è vero? Sì, invece. No, non è vero. Sì, lo è, lo vedi che stai continuando? Con un po' di ritardo apro nel desk per l'imbarco. Margherita estrae una bottiglietta di limoncello e la butta giù in un sorso. Questi posti fa un fottutissimo caldo. Ma sei pazza? L'hai mandato giù come se fosse acqua, a digiuno poi. No, prima ho preso un cachet per il mal di testa. Non avevo l'acqua Cioè, quindi non hai l'acqua e quindi scusi una bottiglietta di limoncello. Lo vedi? Lo stai rifacendo. Che cosa? Il puntiglioso, Alberto, il puntiglioso. Ancora pochi minuti e mi sarei trovato in volo a 12.000 piedi da terra con questa donna che in fin dei conti era una sconosciuta. E cosa ancora più allarmante, le cui nevrosi incombono su di me nel peggiore dei modi. Dentro il bus che ci conduce all'aereo, Margherita non si vuole sedere. Sta diventando lentamente ma inequivocabilmente verde. La sua bocca rigetta come un'onda improvvisa il limoncello, il cachet e presumono anche un toast sui miei pantaloni. È davvero imbarazzante, non solo per me, ma anche per gli altri passeggeri. Una volta sull'aereo, il personale di bordo fa in modo di lasciare libera una fila solo per noi due. Mi chiedo cosa abbiano avuto in comune questa donna e mia madre. Beh, in realtà mi interrogo su molte cose di cui avrei voluto parlare con Margherita durante il viaggio. Solo che lei già dorme, con la bocca aperta e la testa pericolosamente penzolante verso il corridoio. Mai come oggi ho desiderato che quest'anno se ne andasse via il più in fretta possibile. Chiudo gli occhi e penso a tutte le giornate non riuscite alle quali avrei voluto sottrarmi. La perdita di sensi in metro, il mio 13° compleanno, la finale del torneo scolastico contro il Villa Flaminia persa 1-0 a causa del mio autogol con conseguente perdita della coppa. Il primo bacio dato a 12 anni a Sara che mi fece sanguinare il labbro per via del suo apparecchio per i denti. La sera in cui tornai a casa e scoprì che Giovanni aveva portato via Artù. La giornata in cui venni a conoscenza che le donne perdono sangue 3 giorni al mese e che nella settimana precedente piangono e si arrabbiano senza nessun motivo apparente. Ma tutte queste giornate le avrei moltiplicate volentieri per un numero infinito di volte se fossi potuto tornare indietro, esattamente alla mattina in cui Laura, mia madre, se n'è andata. Se avessi potuto essere lì con lei. E invece io non c'ero. Com'è possibile che non sapessi? Allora penso agli ultimi mesi trascorsi nella casa di Fiumicino, alle rare telefonate con Laura e a tutte le volte che non le ho risposto. E allora alla mia domanda c'è una sola risposta estremamente facile. Non lo sapevo perché non c'ero. E non solo fisicamente, neanche con il pensiero. Da 2 anni lei era affetta da SLA e io non sapevo nulla. Il rumore sordo dei motori dell'aereo e il parlottare dei passeggeri mi disturbano. Io ora ho bisogno di silenzio. Il tempo di mandare giù un quarto di Zaleplon di Laura e richiudo gli occhi. Al risveglio mi sento molto meglio. Quel peso sullo stomaco non c'è più, ma accanto a me c'è sempre Margherita, intenta a fare la settimana enigmistica. Ma buongiorno, Alberto. Giorno. Hai dormito per circa 3 ore e ti sei perso anche il brindisi dell'ultimo dell'anno. Ti rendi conto che mi hai vomitato addosso? Dai, non pensiamoci più adesso, no? Poteva capitare a chiunque. No, ecco, ma forse hai ragione tu, non pensiamoci più. Allora, immagino che tu abbia un sacco di domande da farmi. Comincia pure, ma poco per volta, che stasera, ragazzi, ho un cerchio alla testa terribile. Senti, vorrei sapere quando hai conosciuto mia madre. Più che quando, io credo che sia interessante sapere come. Frequentavamo la stessa università. Tua madre faceva un master di architettura, ma non fu tra quelle aule che sancimmo la nostra amicizia, bensì in un altro tipo di aule. Quali? Le aule di un'accademia di raffigurazioni, di nudo. Non guardarmi così, è una delle più importanti accademie di Los Angeles. Ora insegno lì, pensa che buffo. Ah sì, già, che buffo, Ho sempre avuto una passione per il disegno e per i corpi nudi.
sono pur sempre figlia degli anni 70, e il nudo a quei tempi rappresentava libertà, trasgressione e sesso. Così unì questi tre ideali frequentando un corso all'Italian Culture Institute di Los Angeles, ed è lì che conobbi tua madre. Mi ricordo una lezione in particolare. Entrò in classe un modello molto bello, pensate, per metà messicano e per metà British. Aveva la pelle color ebano, gli occhi azzurri, i capelli neri corvini. Ma quando si tolse il lenzuolo dalla vita, una delusione incredibile. Aveva il coso più piccolo che io avessi mai visto. Pensate che era piccolo come un... Sì, sì, Margherita, dai, eri sull'idea. Era piccolo. Però smetti di muovere quel mignolino, mi imbarazzi. Che ragazzo pudico. Comunque, tutti iniziarono a disegnare. Tutti, tranne io e tua madre, perché noi guardavamo il modello all'altezza del pube. E il poveretto, per l'imbarazzo, chiese all'insegnante di farci uscire. Così... noi andammo via di corsa scendendo le scale e finalmente giù di sotto un uomo alto, biondo, con la mascella pronunciata. Era Michael, tuo padre. Stava cercando l'Accademia di Belle Arti, cioè in particolare stava cercando le modelle che frequentavano l'Accademia delle Belle Arti. Ci chiese se noi fossimo delle modelle, ne stava cercando due per uno spot contro la vivisezione. Tuo padre amava gli animali, era un fotografo, e anche noi amavamo gli animali. Gli rispondemmo di sì, cioè per l'esattezza io gli risposi di sì, ma Laura stette al gioco, e così lo seguimmo fino al suo appartamento. Viveva in un meraviglioso loft a Santa Monica. Quel dicembre faceva molto freddo per essere in California, così lui ci offrì, non ricordo bene, un whisky, no, era uno sherry, il primo di una lunga serie. Facemmo gli scatti, completamente nude, nella terrazza del suo palazzo, passando per le scale esterne all'incendio. Stai scherzando, vero? Ti prego, dimmi che non è così. Cioè, tu e mia madre avete seguito uno sconosciuto a casa sua e vi siete fatte fotografare nude. Alberto, ma come uno sconosciuto? In fondo stiamo parlando di tuo padre. Sì, ho capito, me lo dici così. Una cosa del genere non si dice appena dichiari di voler rispondere alle mie domande. Hai mai sentito qualcuno fare una rivelazione del genere all'inizio del discorso? Ma dai! Tu mi hai chiesto come ci eravamo conosciute. Sì, ma non immaginavo che... Coloro che vogliono frugare al di sotto della superficie delle cose lo fanno a loro rischio e pericolo. Non è mia, cioè io avrei voluto tanto che lo fosse, ma invece è una frase di Oscar Wilde. Intanto, fuori dal finestrino le nubi abbracciavano me, l'aereo e gli altri passeggeri. Era una scena tipica dei film di Almodovar. Margherita sarebbe stata un personaggio perfetto per uno dei suoi film. E io? Chi ero? Il figlio di un fotografo americano incontrato in un pomeriggio goliardico di mia madre e questa pazza. No, non era possibile. Quindi mio padre era un fotografo? Sì, cioè perlomeno lo era in quegli anni. Nei mesi che seguirono il nostro incontro, frequentammo Michael con assiduità, soprattutto io. Era allegro e riusciva a riempire con la sua presenza tutti i luoghi. E per un'italiana un po' impaurita, un po' disorientata a Los Angeles, avere un amico come lui su cui contare era straordinario. Sì, non mi sei sembrata molto impaurita e disorientata, Comunque, strano modo di riempire gli spazi. Michael era tifoso dei Phillies e mi disse: se non capisci il baseball, non puoi capire davvero l'America. Io, tenendolo a mente, insistetti, sino a che non mi portò al Dodger Stadium. Hai presente chi giocava al Dodger Stadium? I Dodgers? Sì! Fu la prima squadra professionistica americana ad integrare un giocatore di colore nella sua rosa, il grande Jackie Robinson, con il numero 42. Ma perché ti eccedi così? Lo stesso 42 che ogni giocatore di ogni squadra di baseball indossa una giornata all'anno in suo onore. Ed è così che il 42 è associato a Los Angeles e alla sua diversità. Ma io però non capisco che cosa c'entrino Laura, mio padre, con la diversità, il baseball. C'entrano, perché tuo padre era il fotografo ufficiale della squadra e nessuno più di lui poteva avere l'idea dell'insieme. Ma guarda, chiunque abbia due occhi può avere un'idea dell'insieme. Forse addirittura anche con un occhio solo puoi avere l'idea dell'insieme. Sei irritante, lo sai? Deduco che non hai preso né l'estro di Laura, né tantomeno lo smalto di Michael.
Se questa fosse stata un'intervista, ti avrei già mandato al diavolo. Sì, ma questa non è un'intervista e comunque Laura non era una donna che sprizzava estro da ogni poro. No, sì, e come se ne sprizzava di estro? Sarebbe potuta diventare una grande architetta se non fosse rientrata a Roma. Chissà che ville meravigliose avrebbe costruito nel deserto di Palm Springs. Va bene, senti, mi arrendo. Continua pure, così magari mi ci capisco qualcosa. Dove ero rimasta? Ah, sì. Io non avevo mai visto una partita dal vivo. Ma è solo dal vivo che capisci cosa sia il baseball. Devo dire a Matthew di portarti assolutamente al Dodger Stadium. Chi è Matthew? Mio figlio più grande. Tra l'altro pensa, ci è mancato poco che non fosse tuo fratello. Che cosa? Sì, dai, quanti anni hai? 12, la smetti di scandalizzarti per ogni cosa che ti dico. Sì, sia io che tua madre facemmo sesso con Michael. E se devo dirla tutta, io in quel periodo non frequentavo solo lui. Comunque, quando rimase incinta tua madre, dopo poche settimane scoprì di esserlo anch'io. Ah, quindi un fratello? Oh, lo vedi che non ascolti? Preso a dare i tuoi giudizi? Ho detto che siete quasi fratelli. Comunque no, Matthew non è tuo fratello. È figlio del massaggiatore dei Dodgers. Hai avuto un figlio con il massaggiatore dei Dodgers? Con l'amico del fotografo che ti è arrivata qualche settimana prima? Ecco, quindi è questa la visione d'insieme di cui parlavi prima. Ma perché a me sembrava più che altro una grande ammucchiata. Per favore, non dare giudizi, soprattutto su cose che non conosci. Non ho intenzione di farmi offendere da te per le restanti 7 ore di volo. Quindi o la smetti subito o la finiamo qua. Va bene, scusa, non volevo offenderti. Dai, continua pure con questa visione d'insieme. Bene, allora, come stavo cercando di dirti, il baseball non è uno sport. È un passatempo, si gioca solo d'estate, dopo il settimo inning si canta tutti insieme. A volte succedono cose spettacolari, ma per 3 ore e mezza su 4 ore di gara non succede niente. Il che è perfetto, perché così ti bevi una birra, dici 2 stupidaggini, mangi le noccioline, ti guardi intorno, vedi le palme, il cielo blu, alla tua destra dei tifosi di origine messicana, dietro di te dei coreani, e sotto una famiglia mista con 3 figlie piccole vestite da Dodgers blu dalla testa. Se senti Margherita, però tu così mi fai diventare pazzo, scusa, ma, no, ma che cosa c'entra tutto questo con mia madre, mio padre e soprattutto con me? Beh, c'entra con me, non gira tutto intorno a te, lo sai Alberto? In questa storia ci sono anch'io. Scusa, volevo darmi un tono. In realtà di mio in questa storia c'è solo la relazione con il massaggiatore dei Dodgers. Ma tutto il resto fa parte di un articolo meraviglioso scritto da Tim Small. Stavo per arrivare al pezzo forte quando... sul maxi schermo appare l'immagine della veterana del giorno. Ma perché stai piangendo? Una bella ragazza asiatica. Ma perché piange adesso, cazzo? Senti, ci stanno guardando tutti quanti. Non credi che abbiamo già fatto abbastanza per rimanere impressi nella mente degli altri, no? Perché se poi no, adesso mi alzo in piedi e mi metto a urlare il mio nome e cognome a tutti quanti. Volevo risultarti interessante. Interessante? Interessante, è una lezione di Hawking, una lezione di economia sulla teoria di Keynes. È che Laura mi ha raccontato di quanto sei bravo, che presto avresti scritto un libro, e così ho pensato di incuriosirti. Senti, io sono un cuoco, Margherita, un cuoco. Il libro che voglio scrivere è un libro di cucina, di ricette. Beh, è colpa tua. Tu mi metti a disagio, stai là, mi guardi, mi giudichi. Vabbè, lasciamo stare, dai. C'è qualche altra parte che è stata, come dire, romanzata? No, l'altra parte corrisponde all'assoluta verità. Va bene, però adesso io vorrei sapere che cosa accadde dopo tra Laura e Michael. Lui sapeva di me. Alberto, lui sapeva di te nella misura in cui voleva sapere di te. Adesso cos'è tutta questa delicatezza improvvisa? Cioè a un tratto ti mancano le parole. Dai, forza, allora cerca di mantenere il ritmo che avevi prima quando mi parlavi del baseball e dei Dodgers. Michael era un uomo di successo. Era socio di uno dei migliori ristoranti di Sunset Boulevard. Faceva il fotografo ed era continuamente accompagnato da donne bellissime. Laura gli piaceva, ma lei era schiva, non amava troppo la mondanità, che invece è l'ingrediente base per chi vive a Los Angeles, dove tutto mi si misura con il sogno, la possibilità, il successo, capisci? Sinceramente no. Laura non fece nulla per attrarlo a sé, so che lo frequentò per un po', un paio di mesi, ma poi decise di ritornare in Italia e farti nascere a Roma, dove aveva ricevuto una proposta di lavoro da una scuola per insegnare inglese. E così... Ma tutto qua che cosa? Che cosa vuoi dire con è così? Senti, ma Laura non era innamorata di Michael? Cioè, lui sapeva che era incinta? Credo di no.
Ma forse questo non è proprio esatto. Forse fece finta di non saperlo. Comunque, una sera Laura mi disse che avrebbe raggiunto Michael a una festa in onore di Anna Magnani all'Istituto Italiano di Cultura. Sì, di ma perché divaghi? Perché? Non sto divagando, Alberto. È importante che tu comprenda l'atmosfera della serata, le circostanze. Serata meravigliosa, con professionisti del cinema, tutti vestiti come se fossero in un film di Scorsese. Una proiezione che riempiva d'orgoglio gli italiani per via del grande sogno. Vabbè, circostanze comprese, vai avanti. Laura provò più volte durante la serata a parlare con Michael, ma lui, sai, era chiamato continuamente ad immortalare i personaggi accorsi alla serata. La proiezione del film iniziò con un inatteso spezzone dove Marilyn Monroe, in un'intervista rilasciata in occasione del David Donatello vinto nel 1958, trova nella collega Anna Magnani una suggeritrice d'eccezione che le insegna a dire: «Sono molto contenta, grazie». Laura decise proprio in quell'istante di dire a Michael che era incinta, tra la folla estasiata che applaudiva, applaudiva. Forse per il caos, non lo so, o per la particolarità del momento. Comunque lui le rispose: «Greetings, sweetness». Che cosa? Sì, le disse auguri, dolcezza. Che figlio di puttana. Sai, credo che lui non sapesse veramente che tu fossi suo figlio. Anche se a guardarti sei spiccicato a lui, eh. Senti, ma allo stronzo non si poteva chiedere il DNA? Ma all'epoca non era così frequente, Alberto. E Laura? Beh, tua madre naturalmente ci rimase molto male. Ma d'altronde Michael non possedeva i canoni di un compagno standard, quindi mi fece promettere di non intervenire in alcun modo, aggiungendo che Michael era forse l'uomo più giusto per me di quanto non lo fosse per lei. Cioè, ti disse così? Mia madre ti disse così? Sì, yes! In che lingua te lo devo dire? Ma io non ci posso credere, ma scusa, ma Laura non era innamorata di mio padre? Innamorata? Ma dai, forse infatuata. Comunque, un paio di mesi dopo era raggiante, di buon umore e bellissima. Le chiesi se non fossi un po' preoccupata dall'idea di dover affrontare la gravidanza senza un compagno. Ma lei mi rispose che da quel momento in poi non sarebbe stata più sola e che questa certezza spazzava via ogni preoccupazione. Le preoccupazioni, certo, sarebbero arrivate dopo, ma i suoi pensieri, Alberto, credimi, erano sempre rivolti a te. Perché? Quando? Aveva paura che tu non capissi, che tu potessi odiarla per non averti mai parlato di tuo padre, che tu la ritenessi un egoista, che fosse il tuo unico punto di riferimento nella vita e che un giorno ti saresti potuto sentire perso, senza radici. Quel giorno è arrivato, Margherita. Senti, dove vive Michael? Dove vive Michael? Un po' qua, un po' là. Ma che vuol dire adesso un po' qua, un po' là? Dove vive Michael? Michael? Vive un po' a Los Angeles, un po' a San Diego, un po' a New York, un po'... Ora, non te lo so dire con precisione, mica ho qui la sua agenda. Senti, quando l'hai visto l'ultima volta? Dio mio, Alberto, lo fai sembrare un interrogatorio. Tu scavi, 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 fino a trovare il marcio. Quando? L'ultima volta che ho visto Michael sarà stato qualche anno fa. Ma come qualche anno fa? Sì, ci frequentavamo di tanto in tanto, ma poi non ne ho saputo più nulla, o quasi. Ma prima che tu possa aggiungere altro, no, non l'ho raccontato a Laura. Non volevo turbarla, sapevo che in cuor suo sperava che prima o poi, quando tu saresti stato più adulto da comprendere senza giudicare, avresti voluto incontrarlo ed io sarei stata il vostro intermediario. Per amore si può tacere, Alberto, si può omettere e si può anche mentire se necessario. Adesso ti sembriamo delle persone orribili, vero? Io, Laura, Michael. Mi dispiace, ma non ci possiamo fare niente. Se vuoi guardare le cose da questa prospettiva, fallo pure, sei liberissimo, ma il tuo viaggio sin qua sarà stato inutile. Ti riporterai indietro solo un bagaglio di risentimenti, di giudizi. Se invece vuoi conoscere più a fondo le tue radici, allora togliti dal viso quell'aria di biasimo e sii semplicemente curioso. Hai altre domande da farmi prima dell'atterraggio?